Ora passiamo a Sara Mansutti, rimanendo sempre all'interno delle questioni che il giornale di De Madis propone, con un altro intervento, con un altro piccolo indice in quarto bislungo, un inventario di libri conservato dentro il giornale di Francesco De Madis. Allora, prego. Grazie. Aspettiamo PowerPoint. Di chi è questo ritratto? È Maria Bolena, la sorella di Anna Bolena. Forse alcuni di voi la ricorderanno meglio così, come era nel film The Other Boleyn Girl. Tutti conoscono Anna Bolena come la seconda moglie di Enrico VIII e la prima ad essere stata decapitata. Nessuno però conosceva la sorella Maria fino al romanzo di Philippa Gregory e al successivo film. È un po' la mia situazione. In tutte le discussioni del codice marciano italiano classe undicesima 45-7439 si parla solo e soltanto di un manoscritto, il giornale, che è il protagonista indiscusso della mostra, nonché di questa conferenza. In verità, però, i manoscritti sono due e io vi parlerò del secondo, The Other Zonale Manuscript. Si presenta così. È un piccolo fascicolo di 16 carte e misura 29 x 11 cm. A prima vista appare come un'anonima lista di libri. Scorrendo però le 262 voci, vediamo che non sono presenti solo libri a stampa. Ci sono anche 10 manoscritti, 2 voci indicanti fogli di carta non ancora utilizzati e 15 voci riguardanti indumenti e vestiti. Il fascicolo non è legato fisicamente al giornale, è stato semplicemente inserito al suo interno a un certo punto della storia. Ma qual è il legame tra questi due manoscritti? Per prima cosa, bisogna chiarire da quando i due manoscritti sono conservati insieme. Nel catalogo manoscritto dei codici italiani della Marciana, dopo il giornale, è già registrato questa lista di libri, con l'indicazione, con un altro piccolo indice, in quarto bislungo. Dobbiamo quindi risalire all'arrivo del giornale in Marciana, e troviamo dei documenti interessanti in un fascicolo della Procura Generale presso la Regia Corte di Appello, oggi all'Archivio di Stato di Venezia. Questo fascicolo riguarda il ritrovamento di due importanti depositi di vecchie carte negli anni 1811-1812. Esisteva una tradizione orale che raccontava l'esistenza di un ammasso di carte nel sottotetto della Basilica di San Marco. Il conservatore dell'archivio notarile, nel novembre 1811, chiede di poter fare un'ispezione e di verificare di persona. La visita avviene nel gennaio del 1812 e, oltre ai documenti nel sottotetto della basilica, si scoprì un altro deposito in un ambiente di Palazzo Ducale, sopra la sala dello scrutinio, quindi proprio qua sopra. In aprile tutte le carte vennero trasportate nell'ex convento di San Giovanni Laterano, e a luglio iniziarono i lavori per suddividerle in 3 classi, giudiziarie, notarili, diplomatico-politiche. Il primo rapporto degli archivisti è del 7 agosto 1812 e qui tra gli oggetti memorabili ritrovati troviamo la prima menzione del giornale. Esso venne ritrovato nel deposito di Palazzo Ducale, quindi qua, così come una ventina di altri manoscritti e libri a stampa che vennero consegnati alla Marciana. Adesso vediamo questa, che è la ricevuta dell'arrivo del giornale in Marciana, datata 13 agosto 1812 e firmata dal bibliotecario Jacopo Morelli. Vediamo al secondo posto un giornale tenuto da un libraio che sembra essere Felice Minuziano, e questa è la descrizione del giornale. E terzo, un cataloghetto o inventario di libri di un privato che sembra scritto nel principio del secolo XVI, di carte scritte numero 5. Questa descrizione
si riferisce alla lista di libri oggi all'interno del giornale. Quindi i due documenti sono stati sicuramente conservati insieme dal 1812. Sorge però il dubbio che anche prima si trovassero vicini. Allora, l'ammasso di carte trovato qua a Palazzo Ducale era di 352 sacchi, quindi moltissimi documenti, e ci volle un anno intero di lavoro per smistarli nelle classi che ho detto prima. Il fatto che il giornale e l'inventario vennero entrambi trovati nei primi mesi di lavoro degli archivisti e che vennero consegnati alla Marciana lascia aperta la possibilità che si trovassero già vicini. Non lo furono però sempre. Su tutte le 16 carte dell'inventario troviamo infatti dei fori di larve di scarabeo che non ritroviamo invece nel giornale. Questo significa che i due manoscritti furono conservati separatamente per un certo lasso di tempo iniziale, fino a quando, nel 1812 o prima, qualcuno inserì l'inventario all'interno del giornale. Analizzando le voci dell'inventario è stato possibile fare delle ipotesi sul perché, quando e dove esso fu scritto. Come accennato, non sono presenti solo libri, ma anche degli oggetti come vestiti, stoffe. Questa compresenza ci spinge a riflettere sulla funzione pratica per cui la lista fu scritta e ipotizzare che sia un inventario post-mortem. Significativa è anche l'assenza di mobili. Ciò ci lascia supporre che il possessore vivesse in affitto e fosse un uomo abituato a viaggiare, accompagnato solo da pochi vestiti e dalla sua cospicua biblioteca. La lista inoltre appare chiaramente come la raccolta di un privato. Non sono presenti titoli doppi e l'intento del compilatore è quello di identificare il volume, non l'edizione. Scrive infatti soltanto l'autore e o il titolo dell'opera, tralasciando altre informazioni. Da notare infine che la figura del compilatore è diversa da quella del possessore. Il compilatore infatti non sembra sempre capire i titoli che si trova di fronte. E inoltre non conosceva l'ebraico. In due casi scrive semplicemente un libro ebreo, senza dare altre indicazioni sul titolo, evidentemente perché non lo sapeva leggere. Il possessore, invece, oltre a questi libri in ebraico, aveva anche delle grammatiche, dei lessici per lo studio di questa lingua, quindi immaginiamo che la conoscesse. In un altro caso, invece un'altra voce, per indicare la posizione di alcuni manoscritti, il compilatore scrive «En la camera dove dormeva mio signor in un armaruolo». Quindi le figure sono due. Una è il signore, cioè il possessore dei libri, e l'altra è un segretario o servo incaricato di redigere la lista. L'uso inoltre del tempo imperfetto «dormeva» supporta ancora di più l'ipotesi che sia un inventario post-mortem. Per quanto riguarda la datazione, l'analisi delle voci ha portato all'identificazione delle opere e a stabilire un terminus non antequem per la redazione dell'inventario. La voce numero 31, Eccelini Vita, è stata identificata con la Vita e Gesti di Zelino III da Romano, stampato per la prima volta a Venezia nel 1543. Quindi, questa è l'opera la cui Editio Princeps è più recente e la lista non può essere stata scritta prima del 1543. In 46 casi, inoltre, si è riusciti non solo a identificare l'opera, ma a identificare con certezza anche l'edizione che il compilatore ebbe tra le mani. Questo ci ha permesso di vedere la distribuzione temporale, almeno delle edizioni, identificate con certezza. E vediamo che, sebbene ci siano degli incunaboli, forse ereditati o acquistati nel commercio di seconda mano, dal 1505 la raccolta si fa più consistente e in particolare gli anni 10 e 20 del 500 sono quelli di maggiore attività, mentre dagli anni 30 l'entrata di libri nella biblioteca diminuisce. Riscontriamo qui la tendenza tipica della formazione di una biblioteca privata. Il possessore, che immaginiamo nato intorno al 1490, acquista tanti libri nella giovinezza e nella prima fase della maturità. Poi il suo interesse diminuisce e anche la biblioteca entra in una fase di stasi. Potrebbe essere morto
tra gli anni 40 e 50 del Cinquecento, sicuramente l'inventario non venne redatto dopo oltre gli anni 50. Cercare di dare una collocazione geografica invece è più difficile, perché questa raccolta è contraddistinta da un forte carattere sovranazionale. Considerando i luoghi di stampa di 72 voci, le 46 edizioni identificate con certezza, più 26 opere stampate più volte ma in un'unica città, vediamo che nella classifica dei luoghi di stampa al primo posto c'è Parigi, seguite da Basilea, Venezia, Milano e Roma. Di tutte queste 72 edizioni, il 64% è stampato oltre Alpe e provengono non solo dai maggiori luoghi della stampa, come abbiamo detto Parigi e Basilea, ma anche luoghi più periferici come Breslau, che oggi si trova in Polonia. Da dove proviene quindi questo inventario? Allo stato delle ricerche le ipotesi sono due: o Venezia, dove è stato trovato, oppure Milano, per le ragioni che adesso spiego. Sicuramente il possessore era italiano. Sebbene la maggior parte delle opere siano in latino, con qualcosa in greco e in ebraico, ci sono quattro voci riguardanti libri in italiano, mentre mancano libri in altre lingue volgari. Ciò dobbiamo collegarlo, quindi lui era italiano, però aveva un interesse per lo spagnolo. Possedeva infatti una grammatica e un vocabolario spagnolo, ma nessun libro interamente in spagnolo, quindi forse stava imparando questa lingua. Ciò deve essere collegato con la competenza linguistica di chi compilò la lista, che era bilingue. Lo vediamo questo quando descrive degli oggetti e non è influenzato dai frontespizi. Per esempio, l'esempio che ho proposto è quando descrive fogli di carta bianchi. Utilizza indifferentemente l'italiano e lo spagnolo. La presenza spagnola ci orienta verso Milano, che entrò in quegli anni a far parte dei domini asburgici, e inoltre da Milano provengono 5 edizioni certe. Non è inverosimile pensare che il possessore avesse un interesse per lo spagnolo proprio per entrare in contatto con i governanti della città. Il possessore infatti ricopriva sicuramente un certo ruolo nella società e apparteneva a un ceto medio-alto, dato che ebbe la disponibilità economica per allestire questa biblioteca. Alla luce di quanto detto fin qui, comprendiamo che non esiste alcun legame storico tra l'inventario e il giornale. Il primo venne inserito nel secondo solo per una necessità di conservazione. Permettetemi infine un breve approfondimento sull'interessante contenuto della raccolta. Come vediamo, ci salta immediatamente agli occhi la forte presenza di opere di ambito teologico, che sono il 48%, quindi quasi la metà. In particolare tre sono i temi più presenti tra le opere teologiche. Il primo, che riguarda il rapporto tra la supremazia papale e il Concilio Generale. Il secondo comprende opere di esegesi e traduzione della Bibbia. Per esempio, una voce parla di una Bibbia ex ebreo, cioè una Bibbia tradotta direttamente dall'ebraico, o ci sono dei commenti biblici di Lutero, Melantone, Colampadio. E il terzo tema preponderante è la riforma e il mondo protestante. Ciò che colpisce è il costante aggiornamento del possessore per tutto ciò che accade, per tutte le dispute, gli avvenimenti, del primo quindicennio dallo scoppio della riforma. L'interesse però per la questione protestante non è unidirezionale, molti sono anche i trattati di parte cattolica contro Lutero. Questo fatto ci porta a immaginare il possessore della raccolta come un teologo e un ecclesiastico importante con ruoli di censura o inquisizione, che utilizzò questi libri proprio per conoscere il nemico e combattere l'eresia. Per concludere, vorrei chiedervi un aiuto. Queste sono le 6 voci che non sono riuscita ancora a identificare con certezza. Qualsiasi ipotesi, suggerimento o idea è ben accetta e ovviamente a tutti quelli che vorranno aiutarmi sono disponibile a offrire un buon caffè.
Grazie. Bene, sì, molto interessante l'esame di questo altro catalogo, ecco, che rivela molto l'interesse e la quantità di informazioni che gli inventari, come quasi certamente in questo caso, o i cataloghi possono fornirci se sei in grado di leggerli con estrema attenzione. Ecco, non so se qui il Kotè ebraico forse mi pare interessante, ecco, potrebbe essere un aspetto che potrebbe dare maggiori, potrebbe dare qualche, diciamo, traccia di ricerca, qualche traccia di studio certamente proficua. E...